ci segue e a tutti i partecipanti del Festival vero, delle Arti vero. Noi per Napoli, sesta edizione 2021, che è andato in corso, è iniziato lunedì 24 con le votazioni aperte al pubblico e si sta svolgendo sulle pagine social del gruppo Festival delle Arti. Lo fai vedere? Sì, allora. Il nostro logo. Il nostro logo, ecco, vediamo se riusciamo. Vediamo a... la telecamera. Poi magari la regia lo manderà in onda. Ecco qui, Festival delle Arti, 24 maggio, 2 giugno, con l'inizio delle votazioni. Che bello, siamo arrivati alla sesta edizione. Anche quest'anno siamo via web, ma via non web, solo. Non solo, perché il 2 giugno ci sarà la cerimonia finale di premiazione al Palazzo delle Arti di Napoli, dove interverranno i giurati che sono a Napoli e anche qualche concorrente che potrà partecipare. Ma soprattutto perché è riconoscimento nazionale, riconoscimento nazionale, internazionale, con infatti l'intervento di tantissimi ospiti, di tantissimi concorrenti, infatti, come già detto l'anno scorso. A più di 100 concorrenti, quest'anno da tutte le parti del mondo, diciamo, per tutte per esempio, le arti. Giappone, Brasile, sì. Germania, Francia, insomma, Austria. Siamo contenti. Polonia. Sì, Polonia. Sì. E perché si chiama Festival delle Arti? Ricordiamolo brevemente. Perché? È dedicato a tutta l'arte, a tutte le arti a 360 gradi, quindi alla musica, al canto, in tutti i generi, alla danza, all'artigianato, make-up, moda, musica. Anche a quest'anno aperto alle arti circensi, al circo, abbiamo una sezione dedicata al circo immaginato, quindi molti circensi hanno partecipato, appartenenti a illustri famiglie del mondo del circo. E poi pittura, scultura, insomma le arti classiche, figurative. Ed è aperto senza limiti di età e senza quota di partecipazione alcuna, aperto anche ai non professionisti, ovvero a tutte quelle persone che pur non avendo studiato, quindi essendo autodidatti, sono però capaci, sono bravi e vogliono in un certo modo farsi conoscere, emergere. Quindi che cosa potevamo fare noi dell'associazione Noi per Napoli, sempre come se non dare spazio all'arte, al sociale, e accogliere tutti a braccia aperte. Volevo rapidamente allora spendere due parole per il sistema di voto, perché la votazione avviene sia per la giuria del pubblico attraverso i like apposti sui post delle pagine social o scaricandosi un'app che è la Fire App, per la quale ringraziamo i nostri media partner che sono la LC Eventi con Laura Castrovilli di Milano, Nicoletta, Daniela e Rossella di DN Marketing, di DN Eventi, che gestiscono questa Fire App. Tutti i concorrenti, i partecipanti e i fans possono scaricarla gratuitamente e a votare attraverso quest'app. Il bello che poi saranno sempre molto pubblicizzati, esattamente. Tutto l'evento camminerà di pari passo con i nostri media partner, ma anche con giornali, con insomma, voglio dire, davvero i nomi avranno grande risonanza e grande pubblicità. Quindi siamo felici di questo, perché possiamo dare veramente l'opportunità un po' a tutti. Vogliamo allora ringraziare e nominare velocemente i nostri partner, media partner, io sono Campania Felix TV e ringraziamo sempre la redazione Raffaele Carlino, la regia di Peppe Valente, il caposquadra cameraman Peppe e il nostro fotografo di studio Pino Attanasio. Poi Quotidiano Napoli, Radio Svago Web, Salotto e Spago di Alessandra Cassandra e Spago, Digi Foto Arte, Quadrifoglio TV, Well TV, il patrocinio dell'ENCI, poi dell'Ente Circhi e poi anche del Consiglio regionale della Campania, dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, nel Maggio dei Monumenti. E mi pare che abbiamo ricordato un po' tutti, quindi veramente veramente un evento ricco di novità, ricco di grande visibilità. E ovviamente ricordatevi di parte integrante, oltre dell'iscrizione parte integrante, non solo la l'iscrizione vostra, ai gruppi, ma anche ai nostri canali social, con la foto, con il prodotto che voi andrete a presentare, ma anche l'iscrizione ai canali social, quindi YouTube, Facebook e Instagram e la pagina dell'associazione, dove poi potete seguire di volta in volta lo svolgersi delle manifestazioni e delle votazioni. In giuria abbiamo dei noti personaggi sia a livello nazionale che a livello, diciamo, campano. Ecco, se trovo forse allora il presidente è l'attore
Vincenzo Bocciarelli, che stasera saluteremo anche con un collegamento, Paolo Audino, cantautore di Pirofino Nazionale, autore di Amedeo, Minghi, Bocelli, la giornalista Francesca Rossetti, la giornalista Laura Bufano, Giuliana Covilla del Mattino, Roberta De Maddi di Megapress, Cristian De Viso, direttore d'orchestra, Diego Paura, caporedattore del Roma per lo spettacolo, il dottor Marco Lombardi, il dottor Gianzisto Caravelli, archiatra circense, Davide Guida di Digifoto Art, la giornalista Anna Copertino di Road TV Italia e poi il giornalista Claudio Silvestri del Roma, quindi veramente una grande giuria competente, articolata, dalla stampa allo spettacolo. Passare per ecco. Questo doveroso, come dire, appello all'annuncio della giuria. A tutti e bene. Adesso che dire, possiamo iniziare? Ha sprombattuto perché abbiamo degli ospiti stasera veramente illustri e eccezionali che io ti invito a presentare. Esatto, allora ci apriamo subito. E siamo emozionati però, molto, ecco. Molto, molto.